Quando diamo in mano l'iPhone ai nostri bambini possiamo rimanere bloccati nella modalità accesso guidato a causa di alcuni bug. Vediamo come risolvere. Il primo metodo è l'utilizzo di ReiBoot di Tenorshare, quindi servirà collegare il telefono al dispositivo e poi scaricare il programma. Poi apriamo il programma ReiBoot di Tenorshare, che potete trovare qua sotto nel link in descrizione. Ora, da questa schermata, premiamo sul pulsante verde. Avremo a disposizione due funzionalità, la riparazione standard e la riparazione profonda. Continuiamo in questo caso con la riparazione standard. Selezioniamola e iniziamo il download del nostro firmware, perché venga poi reinstallato. Ci vorrà un po' di tempo. Questo dipende dalla connessione di cui disponiamo e anche dalla pesantezza del firmware che dobbiamo reinstallare. Terminato il download del firmware, potremo andare ad iniziare la riparazione premendo su questo pulsante. Mi raccomando, non scolleghiamo mai il dispositivo. È normale di tanto in tanto che l'iPhone si riavvii. Durante il processo di reinstallazione potrebbe riavviarsi più volte, l'importante è non scollegarlo mai. Una volta terminata la riparazione, l'iPhone si riavvierà e tutti i problemi software verranno risolti. Ora possiamo utilizzare l'iPhone come prima. Un altro metodo per uscire dall'accesso guidato è semplicemente il triplo clic del tasto laterale, poi dovremo inserire il nostro codice e a questo punto premere su Termina per terminare appunto la sessione di accesso guidato. Se però non ricordiamo il codice, possiamo provare a utilizzare il riavvio forzato, tasto del volume su e tasto del volume giù e teniamo premuto finché iPhone non si riavvia. A questo punto andiamo nelle impostazioni di iPhone, selezioniamo accessibilità e accesso guidato e possiamo disattivare appunto l'interruttore relativo a accesso guidato che possiamo trovare in fondo al menu di accessibilità. Una volta fatto questo non dovremo più avere problemi. In descrizione trovate il link per scaricare ReiBoot di Tenorshare.